Ecco una cosa che non avevo visto la prima volta che sono venuto qui. Interessante. Allora, io ho una preoccupazione ad ora ed è il fatto che mancano già quattro zone. Mi sto preoccupando che il gioco in realtà non manchi molto alla sua fine e la cosa un po' mi preoccupa. Come mai devo entrare qua dentro? In realtà penso per nessun motivo. Boh, mi ha fatto girare di qua per X motivo. Vabbè, magari esatto, troviamo qualcosa di buono. Magia nera. Magia nera della specializzazione. Dai, ne è valsa la pena allora. Uccidere uno zombie aumenta moderatamente i danni e la velocità di carica degli attacchi pesanti. Beh, oddio. Oddio, ne è valsa la pena sì. Soprattutto perché questa mazza da baseball che sto usando appunto per caricare gli attacchi. Devo dire che mi sto trovando discretamente bene. Esatto, vedi? Buono da sapersi, ci devo tornare qui allora, magari. Che bello spaccare le gambe così da sotto il cancello. È così soddisfacente. Tizia che urla? No, non l'ho fatto in tempo. Ma stai. Buona, cretina di merda. Oh, comunque l'altra volta lo dicevo che secondo me questa zona militare ci poteva essere di una qualche utilità. Era palese, però. Minchia, tutto budelloso. Another controversial beachfront Eh disaster. beh, cosa ti aspettavi? Che fosse pure bello da vedere? Minchia. Oh, aspetta, di cose belle da vedere. Cosa abbiamo qui? Una chiave per pneumatici. Comunque, beh, Lovely. beh. Splendido. Vorrei più che altro sapere se c'è una carta. Minchia, che male. Abilità per velocizzare la ricarica delle armi da lancio. Sì, ne abbiamo vista una, ma non è quella che intendo. Non che devo fare X per riaumentare appunto la mia velocità. Per il momento continuo ad usare la mia mazza da baseball. Ti aspettavi? Eh sì, ti piacerebbe che ci fosse qualcuno. Trova il corridoio di isolamento. Che sia quello. Io sento gente urlare. Sono però effettivamente curioso di sapere chi sono quelle persone. Già che siamo qui, facciamoci un giretto. Nessuno me lo può impedire, no? Qui abbiamo un fusibile, giusto? Beh, base militare, vuoi che non ci sia qualcosa di buono? Più che altro strano che non ci sia nessuno. Buono il fatto che in realtà questa è una zona per racimolare un sacco di munizioni. Qua, se finiamo le munizioni, possiamo venire tranquillamente a riprenderle. Viola. Non è il meglio, ma lo accetto. Una cosa bella del primo Dead Island è che facevo molto spesso per semplificarmi alcune uccisioni era buttare gli zombie in acqua e continuarli a prendere a calci così morivano soffocati. So che era una cosa un po' da codardo, però funzionava. Quindi. Aspetta, c'era qualcuno che mi aveva chiesto un binocolo. Ah no, quello è Dying Light. Mi ricordavo di una missione che qualcuno mi aveva chiesto di trovare un binocolo. Esatto, vedi cosa succede a giocare due giochi uguali? Uguali, nel senso. Dici che posso? Sì, Here we decisamente. go. Stay frosty, Jay. Beh, forse non dovevo fare tutto questo, però. Qui sicuramente è successo un bel casino. Reception was a bloodbath. Two Quanto. stars. Allora, mannaggia a me che sono andato avanti così. Sento muovere cose. Forse sono solo le mosche. Dicevo, mannaggia a me che sono andato avanti così, per i cavoli miei. The officer of the day had the code. Quanto ci fai che l'officer of the day dobbiamo cercarlo per Wednesday. prendere il codice? That's the last day. Ovvio. Fella on duty was Hicks. Trova X. So, corpse or zombie? Secondo Corpse me or è zombie? zombie. No, no, se c'è è nascosto X. Cioè, nel senso, non sarà così palese da trovare. Secondo me sta zona militare è ottima per trovare veramente tanti materiali. Lovely. Trovato. Abbiamo trovato X, ma dobbiamo trovare il suo More cadavere. of the code. Still got to find Hicks or at least his tags. And he had a bad time. Ma povero, ma Body dai. time. Aveva male al pancino. Ma più che altro quella tenda qua è esplosa che mi preoccupa. In quale cesso sei? Ultimo cesso. Addio X. Facile. Dov'è? Lovely.
Ok, ora che... One master code. Ho sentito... Ah, ecco, veniva da fuori, perfetto. 3, 2, 1, che appena apriamo questa zona appare qualcosa. Voilà. Oh, fuck. Red rum, of course. Set phases. Eccoli là. Quando mai? Allora, dammi un secondo. Dai, vieni. Allora, mi aspettavo sarebbe successo, speravo più che altro di farli fuori io. Il nuovo fucile a pompa che abbiamo trovato, molto meglio. Molto più veloce. Molto più dannoso. Tanto siamo in una base militare, cioè. I proiettili, anche che li finiamo, li ritroviamo, voglio dire. Però più che altro vorrei smettere di abusarne. Cambiamo arma. Che bello però l'effetto di come gli abbiamo spaccato le gambine. Mamma mia. Bello, bello, bello. So che faccio tanti complimenti effettivamente a come il gioco gestisce i danni che fa ai nemici. Però non vorrei che fosse l'unico complimento che potrò fare. Nel senso, non voglio che sia così. Voglio che questo gioco sia bello. Sia veramente bello. Eccola qua la batteria. E adesso è apparsa, stranamente è apparsa gente pure dall'acqua ora. Ma pensa un po' alla casualità a volte. Benissimo. Avanziamo. Oh, thank the stars. I'm Jacob. This is Warrant Officer Rodriguez. You should turn around, dumbass. That door is not secure. But it's your funeral. Out. Ma tutto sto sangue gocciolante da dove, scusami? Comunque, signora, mi frega relativamente poco della sicurezza. Arrivato a questo giro, ormai quale posto è sicuro? Porca troia, che male. Fammi solo fare un piccolo change. Mettiamo le stelline ninja e via. Bene. Stelline ninja usate nel peggiore dei momenti. Fucile a pompa invece, ottimo come sempre. Ecco qua, Dio mio. L'elettricità però. Ok, noi dobbiamo proseguire da questo giro. Prima però, fammi vedere, esatto, tutte le varie zone cosa possono nascondere. Anche solo le munizioni per la doppietta possono essere buone. Ancora stanno apparendo da sottoterra. Da sotto sabbia, più che altro. Vabbè, meglio per noi. Ecco qua. A posto, a posto. Meglio muoversi ora. Ecco qua. Via, 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 via. Oi. L'ultima volta che mi è apparso qualcuno da sotto la sabbia, poi mi è esploso. Più che altro, esatto. Ma levati. Allora, aspetta. A posto, vai, 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 vai. Avanziamo e via. Va bene che non hanno molta vita, però comunque ce l'hanno. Ecco qua. Via. Tanto non può perire più nessuno adesso, giusto? Perfetto. Ok, voi rimanetevene là e io vado. Fatto. Ah, bene. Ma vai via tu. Posso abbassarlo? Addio. Ah, bene.
send a squad to toss your ass out. Va bene, signora. Livello 18. Dunque, che carta nuova abbiamo sbloccato? Visto, una carta di lancio. Usa un'arma da tiro o lancia un'arma contro uno zombie per aumentare moderatamente i danni. Allora, non avrà abbassato il tempo di lancio, però già questo può essere utile. Se avessimo già un terzo slot, quella sarebbe una scelta ora come ora. Attraversa l'ultima sezione del corridoio isolato di Santa Monica. Come sempre, però, io prima mi faccio un giro. Non sia mai che esatto trovi qualcosa. Più che altro vedo che c'è una missione, ma non so dove devo andare per... Forse qua dentro. Ci sono molte trappole in questa zona, ovviamente. Non mi sorprende la cosa. Still nothing. Rodriguez, dost thou attempt to... Io non sono sicuro che Rodriguez sia ancora viva. Anche se ci ha parlato poco fa. Non so se... So, loads of traps, but no squad. Esatto, è quello che mi fa un po' strano. Tante trappole ma nessuno in giro. Più che altro non c'è modo di disattivarle le trappole se non facendo giri strani o lanciando gli oggetti. Per fortuna che posso saltare sui tavoli per prendere gli oggetti e non ammazzarmi di veleno. Andiamo a vedere cosa c'è di sopra. Un progetto. Vigilanza. Quando ricarichi ottieni un moderato aumento dei danni. Beh, interessante. Una mitragliatrice. Ah, che bello. Ma è considerata pistola o... Rodriguez, dove sei? Allora, è scritto pistola, ma non sono sicuro che utilizzi gli stessi. Però l'icona è quella, quindi ipotizzo di sì. Ehi. No. Esatto. Sto cercando di andare a Santa Monica. You always do the opposite of what you're told. I wanted to come up and see the whole gang. Duh. Stupid. Well, lesson learned. The whole antisocial misanthrope routine is because... Just shut up, okay? Duh. Right now, you are sand in my grease. There's two ways this goes. You make yourself useful, or my boot propels your ass back where it came from. Certo. Quid pro quo, Rodriguez. Quid pro quo. Right. How about some genuine US Army gear? Finest in the world. Or so they tell us. Then consider me quod. We've got a deal. Esatto. Io farò qualcosa per te, tu farai qualcosa per me. Puppets keep coming from the pits out back, and contrary to rumor, I'm particular about exposing my rear. Pit? Death pits? How do we deal with that? Fire. Burn them all. Sì, signora. What are you waiting for? Sei un mercante. Stelle ninja elettriche, signora. Lei mi ha appena comprato. Minchia, quanti progetti che c'hai, signora. Dammi tutto, i progetti volentieri. Grosso calibro, aumenta i danni a forza ma riduce la capienza del caricatore. Chissà come mai. Preparati ad assaltare le fosse della morte, portati all'uscita posteriore, d'accordo? Magari ci può aiutare questa cosa, questa missione qui. Va bene. Dobbiamo fare fuori un po' di stronzi nelle fosse della morte, Dai fuoco alle fosse della morte. Devo usare una molotov o... Sì, direi di sì. Direi che la molotov è un'ottima idea. Più che altro fammi vedere se... Vabbè, in realtà posso usare anche, esatto, la pipe bomb. Così non devo aspettare ogni volta che... Lovely. Oh, fuck! That went up like a shell suit. Porca troia. Un po' esagerato, Beh, se la missione è così veloce, perché no? Forza, forza! Tutti qua, belli. Kabumma! As the comic books like to say. Sì, ti piacerebbe. Croglione di merda. Dov'è la terza e ultima fossa della morte? Eccola lì. Kaboom. Andato. Oh, hello. Chubby trouble. Elimina i nemici che sputano fuoco. Pure. Ah, vabbè. Forse la bomba dovevo tenerla un attimo, Ecco qua.
Ma ce n'è più di uno? Cavolo, sei bello resistente, amico. Aspetta un attimo. Ecco qua. Madonna mia, quanta gente. Porca miseria. Mi è arrivata una caccola di fuoco addosso. Ecco qua. Aspetta un attimo, che tanto non manca molto. Angels rise into heaven on wings of Bene. Eccoci qua. Non è che hai qualche oggetto particolare? Esatto, qualche... Beh, questo sì che è un bel finale. Torniamo dentro e completiamo la missione. Allora, tutto risolto. Quite the fire starter, aren't ya? Not really. I prefer gin and tonic besides. That acid gunk was a waste of time. Should have burnt them from the get-go. Must be hard seeing your comrades burn. No, they were enemy combatants. And that's why you can't fight a conventional war. Yeah. Perhaps we should follow the science. I already got science on my team. Certo, e guarda dove sei finita. No way you're not infected. No, mi spiace, sono immune. Esatto. Immune? I heard they were looking. Guarda proprio. And you? I'm headed to the Serling. Could use some covering fire. This horde has to stay contained. I won't be leaving. But here's your paycheck. Quant'è la mia paga? $500, wow. Incendiare a distanza rara. Yeah. Ora che la tizia è contenta, possiamo proseguire. Kaboom. Oh, fantastico. Nemico sbagliato. Allora, calmi tutti. Ecco fatto. Ma levate. Madonna mia, quanto ci stiamo semplificando la vita ormai. Siamo entrati. Nel mood più totale. Sputo del cobra. Oh, aspetta. Attacco speciale furioso. Nella modalità furia, premi R1 per scattare un attacco zombie furioso che consuma furia. L'attacco speciale furioso. Fa vedere. Cioè, in pratica è un'aggiunta alla modalità furia. Oltre a fare questo, possiamo fare anche questo. Ma abbiamo... Ok, 4 modalità furie. Solo che però abbiamo per ora una modalità furia in più. La modalità furia è vomitare bile caustica. Che schifo. Ci sta. Any more detail? Numbers? Sizes? I mean, I can wing it. Qualcun altro? Well, if anyone can, you can. Posso... Esatto, aprire? Fatti strada attraverso l'orda. Kaboom! Venite, venite! Intanto che abbiamo il fuoco, io ne approfitto. Ok, ora che si è estinto... Ah! La bellezza delle lame e la velocità di un tirapugni. Le lame della luna ad ora sono una delle mie armi preferite. Te ne vai? Ma vai via. Stavo affettando la faccia. Ecco qua. Ma quanti siete? Ma giusto per capirci. Ecco fatto. La bellezza della velocità. Kaboom. Ecco fatto. Posso passare o...
Devo aspettare di nuovo che il fuoco si esaurisca. Ma io lascio fare. Tanto sono punti extra. Ecco appunto. Il tizio esplosivo, esatto. Madonna mia, quanta gente che sta arrivando. Bye bye. Il bello è che non sto facendo niente, sta facendo tutto il gioco qui. Forse però dovrei iniziare ad avviarmi. Dovrei iniziare ad avviarmi perché sennò mi sa che l'orda è infinita e io non mi smuovo più da qui. Ma vai via te. Se nessuno ti amava prima di essere uno zombie, non cambierà certo adesso. Credo che questa fase tu dovessi usare la furia per avanzare più facile. La cosa divertente è che io non ne ho bisogno. Ecco, contro di lui magari sì. Fantastico. Tira pugni. Guarda quanta bella robina che hanno lasciato indietro. Madonna mia. Le combinazioni quelle incredibili. Un po' esagerate forse. Sai chi è il vero problema attualmente? Proprio il tizio corazzato. Il tizio corazzato è difficile da tirare giù a volte. Devi riuscire a rompergli l'armatura e oltre a quello, kaboom! Devi poi continuare a colpirlo. Fatto ciò, però mi sa che davvero è meglio muoversi. Ma vai via! Ma ancora, basta! Ecco qua, ma che palle. Basta, andatevene via. Però, perlomeno, mi sono ricaricato di un sacco di kit medici. Certo, io sono scemo secondo te. Ecco fatto. Ovviamente. Ma che succede se butto uno di questi in acqua? Si spegne o prende danno? Vieni qua. Porca. Allora, lui ha sicuramente fatto il colpo. Però io l'ho spostato ammazzate da baseball. Ecco qua, madonna mia. Quanto blob. Una cassa. Gratis tra l'altro questa. Martello da ingegnere. Uccidili tutti, ovviamente. Perché adesso invece ce la stavamo spassando. Mamma mia. Un Twix. Allora, aspetta. Fammi vedere. Prima. Ecco fatto. Dicevo. Kaboom. Lascio un mucchio di morti. Il Serling Hotel, finalmente. Oh, ci siamo. Dr. Reed and a CDC seat out of here. Andiamocene.